aspettate. Per conoscenza c'è la domanda della conoscenza, segna che sono un processo fino al 19 per la genetica esaminale di etica quello di coronare colesterolo. Siamo ad Arzago, Lago Fiori, poi sbagliato, alla scena perché devo andare a Arzago Forum, pare che sia. Fotografia qui verso prima,
Andiamo a prendere su internet dalla mostra. Vediamo che sia aperto, vediamo che nessuno, andiamo a vedere. Dobbiamo andare ai BTS, attraversare il ponte come ho indicato qua, e quindi c'è un hotel che ha fatto la mostra, e vabbè, andiamo. Giù la galleria da due parte dell'hotel dove c'è la mostra, stiamo avvicinando alla mostra. Un po' fuori, che qui non si accede, in fondo verso la mostra. Un po' più drammatici, la mostra di BTS. Italian Broadcast e Technologies Shows, vedo dire BTS. Thank you.
Su internet ho visto che avete fatto anche delle videocamere in 3D, non le esponete mai? Sul web ho visto che la Canon ha fatto anche delle fotocamere in 3D, c'è un elemento che si aggiunge alla normale videocamera. Per esempio per la XL mi pare. Per le videocamere più avanzate che avete, mi pare del tipo XL, cose del genere. Esatto, c'è una mostra americana, faceva vedere che volevate un supplemento per farla diventare in 3D. Non sapete nulla voi. No, allora l'XL300. Sì, esatto, bravo. Hanno una funzione integrata per correggere la Sì, ma c'erano due elementi di ripresa, Sì, con due XF100 e XF105 è possibile effettuare il 3D. Ovviamente c'è bisogno di un rig apposito, però la cosa importante è che nelle due macchine l'elemento ottico che procede alla stabilizzazione può essere utilizzato per far convergere. Ho capito, ma voi qui non lo utilizzate? Per la televisione a Rai fa delle ricerche oppure anche aspetti per Sky, per dire, non vendete niente voi di quella roba lì? Allora, non noi direttamente come Canon, però sia Sky che Rai utilizzano anche materiale Canon. Capito. E fanno anche 3D, però. Ma quello non sarebbe interessante, che siccome la qualità Canon è molto sofisticata, per cui alla Sky, Mediaset e Rai potrebbero, no? Questo qui è una bella libertà, fa 3D. No, ma quella che è bella, che è interessante, è che c'è la possibilità, quando io lo metto su Facebook, eccetera, che schiacciando setting lo posso vedere anche normale. E così uno da una glifo di normale, così non gli viene mal di testa. Grazie comunque. Salve. Io ci vado a letto, credo ci vada sabato. Perché non ho detto, io ho sabato. Con le informazioni? Il basta elemento visivo, capisco tutto. Bene. Basta che lei poi si legge qui. E appena rotto 1000 salvadanai, magari ne compro una. Salve. Questo libercolo sul 3D l'avete aggiornato oppure sempre lo stesso? Perché converrebbe magari aggiornarlo così. Ma questo qui? Magari guardando sul web dove ci sono le mostre che ci sono, eccetera, magari aggiornare con. Capito. È una cosa banale, no? Si può prendere una? Si può prendere una, sì. Un ricordo.
però no, una grafica a destra girata circolare della Sony, no? La sente una curiosità tecnica, la seguente: c'è questa macchinetta che è un gioiellino, no? Che è vostro. Ah, dico, la questione è la seguente: qual è il motivo per cui voi non la commercializzate in maniera adeguata? Nel senso che è meraviglioso, si mette un taschino, fa quel che serve, perché la domanda mia cattiva è la seguente: voi avete quella da 1300-1400 euro? Non è che magari uno si è interessati a pubblicizzare questa perché quell'altro vi dà maggior margine di contribuzione, domanda. Assolutamente no. E questo qui è meraviglioso. Ma abbiamo una gamma di una trentina di camere, quindi. Ma questo costa 150 euro, fa anche il 3D. Sono camere diverse per mercati diversi, da 1300 euro un'altra. Lo so, però dico, una che è dal 2005. Lo so, però non ne vedo in giro nei negozi, anche nei supermercati, questa Sony Blog. Eppure fa la funzione che deve fare e non vedo perché non debba essere pubblicizzata. Dipende da quanto. Sì, no, dalla parte consumer c'è il mio collega che si occupa, però ci sono dei momenti in cui vengono lanciati i prodotti e in quel momento nel mercato ci sono, se poi viene sostituito da altre macchine. No, comunque gli dico come fruitore, perché sono un giornalista scientifico. No, una cosa anche simpatica è che su Facebook hai la possibilità di vederlo muovendo su setting on off, posso vederlo in normale e quindi dopo mi sono rovinato gli occhi con i 3D. Ah, comunque insiste, cioè, se lei può dare la sua voce, perché anche l'altra cosa che è interessante è questa blog Sony con il programma Magic che mi ha consigliato proprio a una sezione della Sony, si può in maniera intuitiva mettere insieme questi video senza farsi mal di testa, anche per un 71 anni come me. Arrivederci alla guru. Io sto aspettando la risposta della sessione,
ci sono anche delle carte a Codex, un record fatto apposta per la giunzolando un po' qua un po' là, un po' così a casaccio. Della televisione olografica colori, anche se sono perplesso perché è ancora difficile avere omogeneità di visualizzazione, vorrebbe che stessa fonte laser, meno come non ho mai capito le frequenze. Con questo ho finito la mostra. Questo è il saluto.
quindi full color advanced holographic television, televisione first color test YouTube. Graphic printing delle lenticole YouTube, videologo YouTube, Ovolographic TV della AMIT, Take Over After the Tutorials, gratuito video, download the book, multidimensional imaging, eccetera eccetera. Dream, fare tentativi di fare l'orario di grafica, sono dispositivi che vanno MEMS che i vari pixel mobili, se non ho capito. Questo è frutto fatto dalla Leuven, un processo di sviluppo, sì, Belgio, questo è da physicalorganization.org.com. Siamo interni in un giro di 10 anni, secondo quando divisione. Patologia. Sovrapporre tre colori.
Sì. Ho finito di spiegare gli occhiali. Questo è stato fatto con un materiale fotoreflettivo che può verificare un fotogramma ogni due secondi. L'immagine è registrata da una scheda di varie videocamere, cioè nel quale vede da differenti punti di vista l'informazione decodificata sopra un fascio laser pulsato, l'elettricità che interferisce con un altro fascio di luce tramite un differenza, un'ultima interferenza che è riportato sopra il materiale fotoreflettivo creando l'immagine a tre dimensioni. L'ologramma sparisce in maniera naturale dopo un paio di secondi e un minuto e può essere cancellato registrando un nuovo 3D e immagazzinando sullo schermo. Tutte le ore si rinfresca ogni due secondi, così si intermodi ovviamente piuttosto poco fluido. Cosa sto cercando sono schermo poi che non è schermo televisivo. Dottor Pekan Barian ha già aggiunto le lo prenderò a New York. Ho bisogno qui di una scheda di alto uso del lavoro e una connessione di internet ad alta velocità. Tra l'altro, estremità di New York deve essere un display 3D utilizzando sistema laser. Tutto è contatto e trovato via computer. Di oggi una pubblicazione su Nature, Journal Nature. Sembra che dovrebbe rivoluzionare il trimming domestico e il trimming medicina. Tra vari chirurgi in vari punti del mondo e osservare una posizione chirurgica. Ma prende il sistema di lavoro con un solo colore, gli scienziati devono prendere un display a più colori e con il fresco a più alta città. Finora è stato un ruolo di interesse per il 3D, sia in forma di cinema che televisione, però tuttavia fino a ciò più dei occhiali speciali. Quest'anno la 3D, la Toshiba ha annunciato che non abbiamo bisogno di occhiali. Questo è quanto.
questo è finito, vi saluto. Più ho scritto che su Aerone ho trovato, si parla della televisore avvolgibile, queste sono delle immagini. La prospettiva del futuro, qui c'è anche www.ansa.it. Vediamo se è 50 pollici, sparenze come vetro volgibili, vogliamo rimanere così per una la futura società che sta lavorando sulla trasparenza e la visione di più brutale di sabato. La sensazione di la tua disciplina, la tua fisica è più o meno efficiente rispetto agli ECG, la tua dimensione è più o meno della seconda flessiva, tanto essere contrario, sulla grana punta di linea educatissima in un unico schermo, eccetera, senza appoggi, eccetera, eccetera. E se il piano prendo ancora non ci sono, mi direi che la schermata è troppo pensano, tanto meno marchio fare la differenza sempre più, perché il design se uno schermo oggi sembra più o meno. Forse i suoi amici della sua vuole rendere più omogenea nella demenza, prendendo quanto spinta fino a quelle delle pareti. Questa è dalla ripresa informazioni dalla principale agenzia di informazione italiana. Dietro qui è la sezione immagini, con un tema 3D, Focal Advanced Holographic Television University. Riscrivimi in 3D la copertina di Optics and Photonics News, pagina 6, luglio agosto 2008, ancora 2008. Ripresa da fatta con una blog in cui ho posto davanti una lente planiforme, ho comprato un mercatino di paese tipo Sinigaglia. Oggi ho pubblicato io questo video come sopra più che sulla solita caratteristica una stazione di 1100 per oggi si vede fino a raggio 5 cm anche da cedere come si può dire nelle pieghe se non si è fatta appena sono ancora tutto dimostrare troveremo metri in polligeno sopra i dipici semplicemente rotando quando sopra nella luce della cera anche in un certo senso la produzione di luce dove è 60 pollici. Poi da questo il video che stiamo dentro per qualità che si oltre a dirlo in 3D si può dirlo in normale mettendo setting nel quadro di visualizzazione su off. Questo è proprio chiuso questo lavoro televisivo, mi volontarioso lavoro televisivo.